Il vento di questi 2 giorni ha contribuito a ripulire l'area del Lodigiano, tuttavia il problema dello smog rimane di drammatica attualità. Da Roma arriva la bella notizia di uno stanziamento di 180 milioni di euro per il bacino della pianura padana, 60 milioni di euro in particolare per la regione Lombardia. Speriamo che una quota significativa arrivi anche a Lodi per una serie di politiche volte a migliorare la qualità dell'ambiente e ad abbattere l'inquinamento atmosferico. Questa è una delle notizie più importanti sulle quali stiamo lavorando. Domani sul Cittadino in Edicola tutti gli aggiornamenti e i progetti che si spera di mettere in campo per migliorare la vita di tutti noi. Restiamo a Lodi città con un'altra notizia, questa volta di politica. Infiamma il caso Ramelli. Domani sera in Consiglio Comunale arriva la mozione di Fratelli d'Italia per l'intitolazione di una via a Ramelli. Maggi e il suo gruppo hanno dichiarato di essere, l'hanno detto proprio oggi, favorevoli alla mozione, per cui dovrebbe ottenere il via libera. Ci sarà però anche un momento di protesta, un sit-in sotto Palazzo Broletto da parte di quanti chiedono una decisione differente. Ci spostiamo nel sud Milano con una notizia molto forte di cronaca nera: 3 arresti per tentata estorsione a San Giuliano. Vittima il gruppo immobiliare Luce, che aveva visto anche andare a fuoco la propria sede. Il gruppo immobiliare Luce, peraltro, è il gruppo immobiliare che possiede il Città di San Giuliano, la squadra di calcio locale. Sempre dal sud Milano vi ricordiamo domani 2 pagine dedicate al nostro consueto viaggio a Peschiera Borromeo. Domani raccontiamo l'esperienza davvero interessante dei volontari della Caritas, li abbiamo intervistati e riportiamo la loro viva voce. Infine un'ultima curiosità: siamo in collegamento con il nostro inviato speciale da Sanremo, è un lodigiano, Filippo Caccamo. Abbiamo chiesto a Caccamo di raccontarci un po' come sta vivendo la kermesse musicale, e domani sul Cittadino vi proponiamo le sue sensazioni, le sue emozioni. Per tutti gli aggiornamenti vi rimando al sito internet. Domani un quotidiano in edicola con tanti spunti di riflessione, vale la pena, perché affrontiamo anche il tema della violenza sui social network. E per tutti gli aggiornamenti ci rivediamo poi domani pomeriggio alla stessa ora.